temi come questi che la società tende a nascondere, tende a fare propri, cioè praticamente chi parla di questi temi oggi anche tra i più giovani è ritenuto un asociale, uno che è contro la modernità, che è contro il divertimento, che è contro l'evasione. Ecco, noi ti ringraziamo perché grazie alla tua passione, alla tua determinazione, anche al tuo grande esempio, hai trascinato tanti di noi ad essere piccoli testimoni su un territorio piccolo, seppur marginale, ma per noi molto importante. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per questa bella sala, per l'entusiasmo con il quale ci avete accolto. Io mi scuso, non sono al massimo della mia condizione fisica, ogni tanto le malattie arrivano anche da me, è una settimana che ho l'influenza, poi non avendo, come dicevo, diritti sindacali, io non è che mi fermo, quindi continuo a girare, ma questo purtroppo fa sì che non mi curi perfettamente. Allora ho questa voce che insomma non è bellissima da sentire e spero insomma di essere all'altezza delle vostre aspettative da una posizione non esattamente facilissima. Fortunatamente prima di me sono intervenuti diversi dirigenti di vario livello di Fratelli d'Italia e voi avete potuto ancora una volta rendervi conto del valore di questa classe dirigente. Lo dico per quelli che ogni tanto dicono nei dibattiti televisivi o che scrivono sui giornali: eh sì, la Meloni è brava, però è sola. Ma quale sola? Ce l'avessero altri partiti la classe dirigente che abbiamo noi. Anche perché noi l'abbiamo selezionata, anche per come noi l'abbiamo selezionata, perché diciamo così, dalle parti nostre uno non vale uno. Per come la vediamo noi, uno vale uno nel punto di partenza, cioè uno vale uno nella misura in cui l'uguaglianza degli uomini è un valore che ha fondato la civiltà europea e per cui tutti devono essere messi per noi sulla stessa condizione di partenza. Dopodiché però all'arrivo, dove arrivi? Beh, quello dipende da te, dipende da quanto vali, dipende da quanto dimostri, dipende da come ti misuri, dipende da quanto sei disposto a sacrificare te stesso. Uno non vale uno. Per me uno che in politica si è speso nella militanza giovanile, qualcuno che ha fatto dell'impegno politico la propria quotidianità prima di prendere per questo uno stipendio, vale 10 volte di più di quelli che hanno cominciato a fare politica il giorno in cui hanno cominciato a prendere lo stipendio dai parlamentari. Su questo non ho più. Oggi cambiamo questa bella classe dirigente è esattamente per questa ragione. Allora, grazie per aver scelto anche un tema come questo, uno dei tanti temi che hanno fatto la diversità di Fratelli d'Italia in questi anni, perché parlare di certe questioni oggi, beh sì, insomma, è abbastanza così, insomma, abbastanza minoritario, non sono temi che hanno un grande appeal. A me è stata dedicata anche una bambola, la Bigotta si chiama, piccola bamboletta raffigurante Giorgia Meloni. Veramente non la vendono per ora, un giorno la venderanno anche, del resto, col successo che ha avuto il mio brano musicale, perché non una bambola? Ho dedicato la Bigotta, no, girava su internet, sui social, questa presa in giro di questa bambolina raffigurante Giorgia Meloni, la bambola Bigotta, perché noi parliamo di questi temi. Però vedete, io credo che ci siano due modi di fare politica. Ci sono quelli che prendono i voti per fare politica e ci sono quelli che fanno politica per prendere i voti. I primi, quelli che prendono i voti per fare politica, sono quelli che credono che la politica debba stare un passo avanti alla società che rappresenta. La politica debba avere una visione e convincere la società di quanto quella visione sia buona. Quelli che invece fanno politica per prendere i voti sono quelli che inseguono la società e tendenzialmente i suoi umori più bassi, no? Sono quelli che studiano il big data sui social media la mattina, studiano quali sono le parole che vanno per la maggiore e usano esattamente quelle parole, indipendentemente dal fatto che ci credano oppure no. Noi non siamo così. Noi abbiamo una visione del mondo, sempre quella, tristemente, drammaticamente coerente, che chiaramente cerchiamo di aggiornare insomma, i cambiamenti della società, ma poi continuiamo a fare politica perché vogliamo affermare quelle convinzioni. E sono convinzioni profonde. Io sarò bigotta, non lo so se sono bigotta, sono una persona abituata a farsi domande complesse. E quando mi faccio una domanda complessa non mi si deve dare una risposta banale, perché se quella risposta non è convincente, non è convincente, punto. Questi temi sono così. Vedete, noi oggi parliamo della droga, ma fondamentalmente dietro questo problema della dipendenza
c'è tutto lo scontro aperto del nostro tempo. Perché io, per come la vedo io, la vita umana ha un valore nella misura in cui ognuno di noi è portatore di un codice genetico unico e irripetibile. Dal momento del concepimento, il codice genetico che ciascuno di noi ha è unico, non ce ne sarà mai uno uguale. Questo è qualcosa che io considero sacro e rende ogni singola vita umana sacra e soprattutto rende ogni singola vita umana la vita umana di qualcuno che ha qualcosa di specifico da dare agli altri. Ognuno è unico e quello che vale in ognuno è la sua particolarità, la sua specificità. Invece noi viviamo in una società nella quale vale l'esatto contrario, nella quale quello che vale è la tua capacità di adeguarti al modello che corre, di essere identico all'altro. Per cui, per esempio, tra i giovani va in voga il modello della magrezza? Perfetto, quello è il modello che va perseguito e si perseguirà con qualunque obiettivo, anche con quelli più degenerativi. Oggi sono milioni i ragazzi e le ragazze che soffrono di disturbi del comportamento alimentare. Io fui tra i primissimi a occuparmi di questo tema quando ero ministro della gioventù. Pensate che ho scoperto al tempo che c'erano su internet circa 300.000 siti internet, si dice pro ana, cioè a favore dell'anoressia, no, comunità nelle quali le ragazze e i ragazzi si scambiavano informazioni su come non far capire ai loro genitori che non mangiavano. E non c'era neanche un sito al tempo che potesse invece spiegare alle famiglie a chi rivolgersi se capisci che può esserci questo problema. Ce ne cominciamo a occupare noi, non era un modello. C'è il modello che tu devi avere la borsa di un certo tipo, di un certo costo, le scarpe di un certo tipo, sempre quelle, sempre tutto uguale, e allora farai di tutto per comprarti quelle scarpe e quella borsa, perché in assenza di valori più alti rimane questo per fare di te qualcuno. E allora i problemi della prostituzione minorile che vediamo sempre più frequenti, non tra ragazze che vivono in quartieri difficili o in zone difficili, ma ragazze che vivono in quartieri bene, da famiglie che insomma hanno tutto, che non hanno in teoria problemi di sorta, ma che devono riuscire a comprare e a partecipare esattamente a quel tipo di modello. E poi c'è il modello che se tu non ti sbagli non sei nessuno, perché sei un povero scemo bigotto, e allora ti sballerai che ti piace oppure no, perché è quello che fanno tutti e perché quello che ti insegnano è che tu devi essere esattamente come tutti gli altri. Perché devi essere come tutti gli altri? Perché quando saranno e saremo tutti uguali, allora il grande burattinaio, i grandi poteri forti, la grande speculazione riusciranno finalmente a vendere gli stessi prodotti a tutti, mangeremo tutti le stesse cose, saremo tutti identici, non avremo più un'identità, non avremo più diritti, non sapremo più difendere quei diritti, saremo dei servi. Dei servi. E la cultura che ci vuole vendere lo sballo come una cosa interessante, l'avete visto? No, ormai non c'è una serie televisiva, non c'è il professore che si fa la canna insieme al suo studente, in cui non c'è, no, cioè per essere qualcuno in quel modello lì, beh, tu devi essere, diciamo, devi appartenere a quel tipo di prototipo, ed è esattamente la cultura contro la quale noi ci battiamo, quella che ci vede. Io mi ricordo una volta un dibattito che ebbi con un giornalista, che tra l'altro è mio amico di sinistra, e io parlavo di questo tema della droga, della lotta alla cultura dello sballo, e questo signore mi rispose: ma insomma, senza la droga non avremmo avuto... spiegate alla Meloni che senza la droga non avremmo avuto i Kurt Cobain, non avremmo avuto i Jimi Hendrix, non avremmo avuto i James Joplin, non avremmo avuto alcuni dei più grandi musicisti della storia. E io risposi: guarda che quei musicisti, il talento, ce l'avevano di partenza, però è per colpa della droga che Kurt Cobain si è sparato con un fucile a canne mozze dentro una vasca da bagno a 27 anni. Quindi la droga non gli ha regalato la morte, la droga gli ha regalato la morte, era un'altra cosa. Sono i refrain che avete sentito anche voi 100 volte, per cui no, la droga esalta o può dare alcune, insomma, no, ti dà alcuni appunto alcune eccellenze. È esattamente il tipo di cultura che cerchiamo di combattere noi, spiegando, andando controvento, spiegando ai nostri ragazzi che invece quello che ti rende grande
è quello che sei tu, senza quel paio di scarpe, senza quella borsa, senza quella canna, con la tua capacità di relazionarti senza l'aiuto di una sostanza esterna, perché noi la droga ce l'abbiamo già in corpo, si chiama adrenalina, ce l'abbiamo di partenza, e tutto se la facciamo utilizzare. Per cosa sei tu quando ti sfogli di quei modelli? E certo che non è facile, però è questo che va a insegnare ai nostri figli. Che cosa sei tu nudo di fronte allo specchio senza tutti questi orpelli e queste sostanze che ti aiutano? Tu chi sei? Noi questo dobbiamo cercare di insegnare ai nostri ragazzi. E certo, ripeto, stiamo andando molto controcorrente, perché tutta la società va da un'altra parte, ci va per interesse. Questo deve essere chiaro, ci va perché c'è un interesse ad andarci. E abbiamo tutti questi signori che ci vengono a spiegare queste grandi soluzioni. Adesso la soluzione della legalizzazione della droga leggera, io non ci torno perché è stato detto benissimo prima di me, ma insomma sostenere la tesi che si legalizzano le droghe leggere per combattere la criminalità organizzata vuol dire essere proprio scemi. Ci sono 92 sostanze stupefacenti in commercio, sostanze come si dice sintetiche in commercio in questo momento. Voi pensate che se si legalizza la droga leggera, atteso che il punto della droga leggera è proprio la cultura dello sballo, per sentirsi trasgressivi, per sentirsi qualcuno, la criminalità organizzata non si organizza in un'altra maniera? L'ha già fatto, e le nazioni che hanno tentato sono tornate indietro. Io ricordo un emblematico titolo di un famoso quotidiano inglese che per anni aveva fatto la battaglia per la legalizzazione delle droghe leggere, e a un certo punto titolò "We apologize", ci scusiamo, spiegando perché avevano capito che quella campagna che avevano fatto per anni era in realtà una idiozia. L'hanno capito tutto, invece noi con i cattivi maestri di casa nostra, noi abbiamo Roberto Saviano che ci spiega ogni giorno che bisogna legalizzare le droghe per combattere la criminalità organizzata. Roberto Saviano, intanto, se vogliamo combattere la criminalità organizzata, una cosa intelligente che possiamo fare è non diffondere il modello dei criminali come se fossero degli eroi in televisione, per esempio con le cose di Pomodoro. Quello è il modo, per esempio, di combattere la criminalità organizzata. E poi, se vogliamo combattere la criminalità organizzata, bisogna dire basta alle zone franche in Italia, e quindi favorire politiche e strumenti di sicurezza, sostegno alle forze dell'ordine. Abbiamo fatto noi però le battaglie per l'ampliamento di strade sicure, per l'esercito a Castel Volturno e nelle zone franche, perché uno Stato serio non può tollerare che esistano luoghi nei quali lo Stato non entra, che diventano chiaramente il luogo base dello spaccio, del contrabbando, di tutto quello che non funziona nella nostra società. Se si vuole combattere la criminalità organizzata, dovremmo, diciamo, combattere la criminalità organizzata di casa nostra, invece di importare nuova criminalità organizzata, come è il caso che voi vedete qui con la mafia nigeriana. Non si può parlare, non si può parlare di mafia nigeriana, non esiste, è un'invenzione della Meloni. La mafia nigeriana è un'invenzione della Meloni, perché la Meloni è razzista. E invece io dico che razzista è non vedere che anche gli immigrati possono delinquere, che la non gestione dell'immigrazione ha portato all'aumento dei reati, perché sono tanti per il criminale. Quello è razzismo. Sono tanti del Ministero degli Interni che dice che gli immigrati, che sono l'8% della popolazione, incidono per il 37%, per esempio, nei casi di omicidio, per il 35% nei casi di violenza sessuale, eccetera, eccetera. Il che vuol dire che c'è un'incidenza maggiore. Questo non è razzismo, è la verità dei fatti. Sono statistiche, i numeri non sono tacciabili di razzismo. Noi tentiamo di spiegare che, per esempio, una gestione ordinata dei flussi migratori, beh, aiuterebbe. Ma anche perché questa idea che noi siamo così solidali con persone che o volontariamente, perché ci partono con questo obiettivo, o per assenza di alternative vengono qui per stare in mano alla criminalità organizzata a fare gli spacciatori, beh, non è proprio una cosa, diciamo, la mia idea di solidarietà è un'altra cosa. La mia idea di solidarietà sono le loro scuse, la mia idea di solidarietà che tu fai entrare quelli che arrivano legalmente in Italia, legalmente, perché apro e chiudo parentesi, è surreale quello che l'Italia ha fatto in questi anni. Negli ultimi anni, se tu
immigrato avessi voluto entrare regolarmente in Italia per lavorare, non saresti potuto entrare, perché tutte le quote di immigrazione erano coperte da chi entrava illegalmente dando i soldi agli scafisti. Noi siamo l'unica nazione al mondo che dice: se puoi venire qua devi entrare illegalmente pagando gli scafisti, che non sta assolutamente né in cielo né in terra. Allora, se tu vuoi fare solidarietà e se vuoi diciamo una immigrazione che possa anche giovare alla tua società, la devi governare come fanno tutte le nazioni del mondo. Mentre quello che abbiamo fatto noi in questi anni non era governare l'immigrazione, e non c'entrava niente la solidarietà, intanto perché qua abbiamo visto che ci mangiavano le cooperative e non è molto solidale che mangi sull'immigrazione. E in secondo luogo, perché nessuno si chiede mai che fine faccia questa gente. E guardate, non dico gli uomini, che molto spesso appunto diventano, no, piazze dello spaccio, ormai sono completamente in mano alla mafia nigeriana, ma le donne, ma tutte le femministe italiane che ci vengono a dire che dobbiamo essere solidali, ma se lo chiedono dove finiscono le nigeriane che arrivano in Italia, ve lo dico io dove finiscono: vengono prelevate dalle loro case, minacciate con i riti voodoo sui loro figli, finché portate in Italia, e devono estinguere un debito mediamente di 30.000 euro, e finché non estinguono vengono ridotte in schiavitù e costrette alla prostituzione. E nessuno si interessa. Voi avete mai sentito qualcuna delle femministe nostrane, delle amiche dell'immigrazione a tutti i costi, porsi il problema di dove finiscono queste donne? No, abbiamo fatto noi le proposte, ho fatta io la proposta per dire che quando viene preso uno di questi sfruttatori, di queste donne, di queste nigeriane che arrivano qui, non deve essere indagato e condannato per sfruttamento della prostituzione, ma per riduzione in schiavitù, che è un altro reato con ben altra sentenza e ben altra condanna. Abbiamo fatto noi queste battaglie. Non le ha fatte la sinistra non le ha fatte, perché la sinistra pensa che sia solidale, no, pensano neanche loro, tutto oggetto, chiaramente tutto fa parte di un disegno, ma la sinistra non si pone minimamente il problema di che fine faccia questa gente, non si pone minimamente il problema e non se ne può parlare, ecco, non si può parlare del tema della mafia nigeriana. Qui siamo arrivati al livello, e vado alla conclusione, qui siamo arrivati al livello che l'assassino, che uno dei presunti assassini di Desiree Mariottini, la ragazza che, come ricorderete, dopo Pamela Mastropietro fu diciamo drogata, stuprata e uccisa, ha denunciato la madre della ragazza per abbandono di minore, sostenendo la tesi che se lei avesse controllato bene sua figlia, loro l'avrebbero ammazzata. E io non ho sentito una parola da parte di queste sedicenti femministe contro questo signore, perché nel cortocircuito della non si deve regalare più. E noi abbiamo un problema, che le nostre figlie non devono uscire di casa, perché se no non le controlliamo abbastanza, altrimenti è legittimo che le droghino e le stuprino. E anche su qua, no, si è detto un po' di tutto, devo dire, anche una certa stampa che ha intervistato i genitori di queste ragazze dicendo: ma comunque è colpa vostra. Poi sono tutte situazioni molto complesse, ma per esempio di Desiree Mariottini si disse di tutto, e poi si scoprì che la ragazza era vergine quando è stata ammazzata e violentata. Quindi sono storie, insomma, un po' più complesse. Ho parlato con le madri di entrambe queste ragazze, non è così facile, ok? Serve uno Stato che ti aiuti a crescere i tuoi figli, a educare i tuoi figli, che non dia messaggi sballati, che non lasci le città completamente diciamo così prive di controllo. E ringraziamo le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che fanno in condizioni drammatiche. Serve un governo che scende dei flussi migratori, serve aiutare le realtà del privato sociale che su questi temi fanno un lavoro straordinario. Il nostro lavoro con le comunità terapeutiche da questo punto di vista è straordinario, perché l'altra cosa che a me non ha mai funzionato della sinistra, no? Anche loro da una parte sono per droga, dall'altra, quando c'è il tossico dipendente va mantenuto a metadone, cioè ti manteniamo nella tua condizione di tossico dipendenza così, purché non dai fastidio alla società. Poi invece ci sono realtà che hanno insegnato come una persona che ha, diciamo, che è caduta possa essere perfettamente restituita con un percorso all'interno di una comunità terapeutica, come qualcuno che ha qualcosa da insegnare agli altri addirittura. E noi siamo con queste persone qui, con quelli che sanno che ogni singola vita umana è sacra,
perché il nostro punto di vista sarà sempre il nostro il punto di vista. Ci batteremo per ogni singola vita umana, per la sua specificità, per la sua unicità. L'Europa, e chiudo davvero, sta andando da tutt'altra parte. Io mi sono occupata di vari casi di bambini ai quali, e in particolare in Gran Bretagna, ormai si è arrivata alla tendenza che ci sono questi bambini che nascono con delle gravi malattie e i medici vogliono per forza staccare la spina delle macchine che tengono in vita questi bambini, spesso contro il parere dei genitori. Mi ha colpito molto la vicenda di Alfie Evans, che è uno di questi bambini, perché i giudici, i medici volevano staccare la spina, hanno convinto i genitori a staccare la spina di questo bambino, era nato con una malattia molto grave. Loro si fanno convincere, i medici dicono guardate stacchiamo le spine che lo fanno respirare, per cui il bambino morirà subito. Staccano la spina e dopo 30 ore il bambino ancora respira. Per cui i genitori dicono riattaccate le spine, questo bambino lo teniamo in vita. I medici si impuntano e avviano una battaglia giudiziaria contro i genitori. Arrivano in tribunale. Il giudice dà ragione ai medici dicendo che la vita di Alfie Evans era futile, inutile. Inutile. La vita di un bambino malato. E quanto manca prima che l'Europa arrivi a definire inutile la vita di un disabile, la vita di un anziano, la vita di una persona che non è perfettamente in grado di consumare e produrre come si vuole. È tutta qui la vicenda dell'Europa. Alla fine hanno vinto i giudici, hanno vinto i medici, hanno staccato le spine di questo, la spina, la macchina che teneva in vita questo bambino. Alfie è morto. Pensate che nei giorni in cui hanno staccato la spina che teneva in vita Alfie, i genitori venivano perquisiti all'ingresso dell'ospedale, perché i medici volevano essere sicuri che non portassero con sé, con loro, nulla che potesse tenere in vita. Noi siamo arrivati così. L'Europa oggi rischia di essere questo, ed è qualcosa di distante anni luce dalla civiltà europea, dalla centralità della persona, dal valore della vita. Attenzione, perché sappiamo dove siamo, non sappiamo dove possiamo arrivare. Questa è la ragione per la quale andando contro vento, non mi interessa, possono fare tutte le bambole, le canzoni che vogliono, io e Fratelli d'Italia continueremo a fare queste battaglie. Non ha senso fare politica per seguire, dove i grandi burattinai vogliono che andiamo. Ha senso fare politica se riusciamo ad andare controvento per difendere le nostre idee e i valori che hanno fondato la nostra civiltà. Grazie.